quello che in base a quello che fa in campo. Nel primo tempo credo che la Fiorentina fosse, oltre che per meriti suoi, fosse meritatamente in vantaggio di 3 gol. Credo che nella ripresa, assolutamente per meriti nostri, eravamo sul 3-3, abbiamo avuto più una o due volte la possibilità di chiudere la partita. Non basta pensare al 3-1 di Cerci, che ha dell'incredibile. Quindi, e poi per l'ennesima volta, negli ultimi 4 minuti, perdi una partita. Quindi le 3 riflessioni sono... quello del primo tempo non può essere il Torino, perché se quello fosse il Torino non avrebbe neanche un punto. Quello del secondo tempo è il Torino, che ha vinto il campionato lo scorso anno e che ha fatto 37 punti e molti lasciati per strada, e gli ultimi 4 minuti ci devono dire che tutti i sacrifici fatti l'anno scorso per avere questa categoria devono essere difesi con una rabbia feroce, soprattutto nei minuti finali. Quindi direi che ci sono 3 riflessioni da fare e su queste dobbiamo costruire le ultime 5 partite. Mister, buonasera. Volevo sapere, è la partita più pazza a cui ha assistito da allenatore o no? Io? Sì. No. C'è stata di peggio? Torino, ne abbiamo... A Parma vincevamo 1-0, a 9 minuti dalla fine abbiamo perso 4-1. Sarà pazza. A Cagliari abbiamo pareggiato il 3-3 al 95esimo. Esattamente 18 secondi dopo abbiamo perso 4-3, finita la partita. Sarà pazza? Vedi che qui ormai quest'anno siamo vaccinati contro le cose pazze. Posto? Grazie.